Buongiorno e benvenuti nel mio spazio informativo. Astronauti in orbita, osteopenia ed osteoporosi. Cosa possono avere in comune questi tre elementi? Ma in particolar modo, quando si parla di osteopenia ed osteoporosi, a cosa ci riferisce e perché queste due situazioni sono sempre più presenti, marcatamente sempre più presenti, nelle popolazioni dei paesi, per così dire, occidentalizzati o industrializzati. Andiamo per gradi. Cosa sono osteopenia ed osteoporosi? Sono due situazioni anomale dell'apparato scheletrico. E cos'è quindi l'apparato scheletrico? Lo possiamo vedere nelle prime slide. Ecco, come si è visto, l'apparato scheletrico è uno degli organi facenti parte del corpo umano e solitamente la sua funzione è riconosciuta o meglio identificata in quello che è il sistema di locomozione del corpo umano stesso. Quindi noi ci muoviamo grazie al fatto che i muscoli, creando contrazione, spostano delle leve che non sono altro che le ossa, facenti poi incenerate alle articolazioni e il corpo umano quindi riesce a muoversi. Questo è l'aspetto un po' più conosciuto dell'apparato scheletrico, ma in realtà questo nasconde o altre cela altre importanti funzioni. Una molto importante, forse meno conosciuta, ad esempio, è la regolazione del pH cellulare. Nel momento in cui il corpo umano tende ad una situazione di acidosi che sommariamente non riesce a riequilibrare tramite i due primi importanti tamponi che sono la respirazione e poi l'intervento renale, onde evitare che l'ambiente cellulare permanga, quindi in un ambiente acido, il corpo umano non fa altro che disgregare carbonato di calcio per creare effetto tampone al fine di ripristinare gli equilibri acido-alcalini, con tutte poi le conseguenze del caso a livello dell'apparato scheletrico. Ma andiamo a vedere le prossime slide. Thank you.
Tornando quindi al ruolo dell'apparato scheletrico, si può vedere che lo stesso non è fatto di materia inerte fine a se stessa, che così è e così sempre sarà, ma lo scheletro stesso, oltre al fatto che viene rinnovato continuamente, e nell'arco di 10 anni noi cambiamo completamente il nostro scheletro, le ossa di per sé non sono una materia, come detto prima, fine a se stessa, ma un organo vero e proprio, dotato di un suo sistema nervoso, dotato di una sua intelligenza, che comunica in continuazione con tutti gli altri organi, con il sistema nervoso, e si adatta di continuo a tutte quelle che sono le interazioni uomo-ambiente, sia dal punto di vista esogeno, sia dal punto di vista endogeno. Quindi si adatta di continuo a tutti gli input che vanno a minare quella che è, o disturbare, minare quella che è l'omeostasi organica. L'osso quindi è un materiale altamente dinamico, in continua evoluzione, che quindi tutti i santi giorni perde una parte di se stesso e deve rigenerare una parte di se stesso al fine di mantenere un certo equilibrio dell'apparato scheletrico, pena il fatto che si entra in una situazione di anomala di osteopenia piuttosto che di osteoporosi. Ma come fa il sistema corpo umano a rigenerare scheletro di continuo, e più che, ovvero con quale input o in risposta a quale input andrà a generare nuova materia ossea? Ecco, il principale input non è altro che la compressione dell'osso stesso. L'osso, da un certo punto di vista, si comporta come un materiale piezoelettrico, come quello degli accendini, che una volta compresso genera una piccola scarica elettrica che, arrivata al sistema nervoso, viene elaborata, interpretata, e alla quale, come risposta organica, si avrà liberazione di nuove sostanze ossee. Questo ovviamente detto in parole molto semplici. E da dove arriva questa compressione ossea? Arriva innanzitutto dalla forza di gravità. Questo è il motivo per cui gli astronauti, dopo una lunga permanenza nello spazio, rientrano con uno stato alterato della loro mineralizzazione ossea, fino ad arrivare al rientro con osteoporosi dichiarata. In secondo luogo, dal fatto che l'osso stesso, grazie all'azione di delle contrazioni muscolari durante esercizio fisico di una certa entità, viene altamente compresso in modo benefico, ovviamente, e questo rilascia quindi poi tutti gli adattamenti utili al caso. Questo ci deve far pensare, innanzitutto ci deve far pensare a cosa succede a questi astronauti quando rientrano all'orbita e come li fanno poi a riabilitarli, quindi come possono ripristinare la situazione generata dall'assenza di gravità. Lo andremo a vedere poi più avanti. In secondo luogo ci deve far pensare a quello che è il ruolo dell'attività fisica e quello che è il ruolo dello stile di vita pressoché sedentario che viene normalmente consumato nelle società moderne. Quando ricordo che per sedentarietà non si intende lo star seduti, si intende il mantenere uno stato di veglia con un'attivazione metabolica, quindi di consumo energetico metabolico, non solo energetico ma metabolico, inferiore ai 1,5 mezz ora, che tradotto in parole semplici significa consumare meno di 105 calorie per un soggetto maschio di circa 70 kg. Quindi ogni volta che noi giacciamo, a prescindere da quello che si sta facendo, in una situazione di al di sotto di 1,5 mezz ora, si è da considerarsi sedentari, a prescindere da quello che si sta facendo. Questo la dice lunga su quale attività, ad esempio, sarà più opportuno scegliere per uscire da uno stato di sedentarietà, dove non è che qualsiasi attività va bene e giustifica poi il fatto che svolgendola si va a ripristinare o, tra virgolette, a risolvere lo stato di sedentarietà. No, perché occorre una certa intensità e un certo monte ore settimanali di attività perché queste possano, come si dice, estrarre il corpo umano dallo stato di metabolico di sedentarietà. Ma tornando all'apparato scheletrico, il ruolo della sedentarietà piuttosto che l'attività fisica sono fondamentali. L'attività fisica e l'attività motoria, che non sono la stessa cosa, sono i due ingredienti fondamentali del corpo umano per far sì che lo stesso possa mantenere in essere quelli che sono i basilari equilibri organici, e tra questi c'è appunto il benessere dell'apparato
scheletrico. Non è un caso se nelle nostre società c'è un aumento esponenziale di sarcopenia, dinapenia, che sono la mancanza di muscolo e di forza muscolare, e guarda caso poi di osteopenia anche in età giovane, quindi non più da persone, in riferimento a persone anziane, ma anche in persone giovani. Tutto questo viene amplificato poi nel settore femminile, nel momento in cui c'è una ovviamente maggiore complessità del funzionamento organico dovuto anche alla mancanza di adeguate produzioni di testosterone, quindi difficoltà a mantenere un certo status di forza, e usi e costumi sociali che inducono il sesso femminile a non dedicarsi adeguatamente sforzi fisici, che sono essenziali per garantire la permanenza di un certo stato di forza muscolare, scongiurando quindi dinapenia e sarcopenia, ma soprattutto garantire una certa assenza, quindi prevenire l'insorgere precoce di osteopenia e poi osteoporosi. Osteopenia che potremmo considerare come l'anticamera dell'osteoporosi, con tutte le conseguenze del caso. Cioè, manifestare osteopenia non è solo una questione di demineralizzazione ossea, di mancanza d'osso, ma con tutte le conseguenze sul caso, ad esempio su tutte poi quelle che sono le regolazioni organiche, gli equilibri omeostatici dell'organismo stesso. Nel momento in cui questo si trova ad avere meno osso, dovrà correre i pari cercando di creare delle situazioni di adattamento. Però se l'organismo stesso, ad esempio, è infiammato o si trova in una situazione di tendenza alla cirrosi cellulare, dovrà fare i conti col fatto che, ad esempio, ha meno osso a disposizione per creare effetto tampone nei confronti della cirrosi stessa. Ma andiamo alle prossime slide. Osteopenia ed osteoporosi, che ricordo essere l'una, la prima, l'anticamera forse della seconda, dove si ha già un marginale marcato e drammatico diminuzione di materia ossea, che porta poi a fragilità, a tutte le conseguenze del caso nel benessere della persona, non sono altro che l'adattamento, la risposta organica al proprio vivere, alla propria interazione uomo, all'interazione uomo ambiente, nello stato in cui questo permane, in questo caso poi delle società occidentalizzate, in uno stato quindi di sedentarietà. Questo non significa che una volta stavano meglio, una volta magari avevano altri problemi, non avevano le problematiche delle quali stiamo ovviamente discutendo in questo video e in tutti gli altri video dediti al benessere e alla salute. Ma nelle slide si è evidenziato quale sia la soluzione. La soluzione non è di certo quello di lavorare con attività che portino l'organismo in una situazione di zero gravity, quindi in assenza di gravità. Una volta si consigliava di fare esercizio fisico in assenza di gravità in acqua o altro. Sì, ok, però in quella situazione c'è l'assenza di gravità, che è il primo elemento essenziale
per dare stimoli alla rigenerazione ossea, in secondo luogo le contrazioni muscolari non potranno essere di un'entità tale da generare segnale utile a ricostruire materiale osseo. Questo la dice lunga, ad esempio, su quelle che sono le nuove. I nuovi, tra virgolette, approcci alla gestione dell'astronauta, dove già quando sono in orbita gli obbligano a fare esercizio fisico con appositi macchinari, perché lì ovviamente i pesi non avrebbero senso, ok? Perché galleggerebbero nell'aria, appositi macchinari che inducono loro a fare sforzo fisico durante la permanenza in orbita per rallentare il più possibile l'insorgenza di osteopenia ed osteoporosi. E al rientro ovviamente sulla Terra, questi verranno sottoposti poi a adeguata riabilitazione fisico-motoria con, ad esempio, il sollevamento pesi, più tutte le altre attività di contorno, perché il primo elemento è proprio il fatto di sollevare qualcosa contro gravità che genera compressione ossea, poi quindi liberazione di tutte quelle particelle, di tutte quelle sostanze utili alla ricostruzione e alla rigenerazione dell'osso stesso. In mancanza di questo, se l'astronauta fosse posto in una situazione di zero gravity anche a rientro della gravità, lui andrebbe a ricopiare, a fare un copia e incolla di quello che succedeva in orbita. Quindi la sua guarigione rallenterebbe a dismisura o forse non avverrebbe per nulla. Eccoci arrivati alla conclusione, spero di aver chiarito un po' l'idea su cos'è l'osteopenia e cos'è l'osteoporosi e quali sono gli antidoti utili a scongiurare l'insorgere di queste due, tra virgolette, anomalie o peggio patologie, specie in età precoce, e quali sono le conseguenze che tutto questo può avere nello stato di salute di una persona. Al prossimo video.